Social. Vado subito a presentarvi direttamente il direttore artistico della compagnia teatrale Enter, Luca Milesi. Ciao Luca. Salve, buongiorno. Ciao Luca. Allora, Luca, appunto, come ho detto, è il direttore artistico di questa compagnia teatrale, ma prima vorrei sapere un po' come ti sei avvicinato a questo mondo, a quest'arte. Allora, un po' anche per tradizione familiare, io ho un fratello, si chiama Massimiliano, è un po' più grande di me, che una ventina di anni fa aveva, e l'ha avuta a lungo poi successivamente, una scuola di teatro a Roma. Una scuola che è stata molto importante nella formazione di tanti giovani talenti in questa città, la Permis de Conduire, che all'epoca era ospitata presso il Teatro Agorà, nel cuore di Trastevere. Io ho iniziato lì a frequentare la scuola di teatro, ovviamente come magari succede in alcuni casi per gioco. Per caso, per voglia di iniziare delle esperienze nuove. E non proprio giovanissimo, se per giovanissimo quando si intende, diciamo, l'età anagrafica di una persona che si avvicina al teatro sono 15-16 anni, io ne avevo 24 all'epoca, però insomma neanche vecchio. E niente, sono entrato in un tunnel meraviglioso, bellissimo, dal quale praticamente non sono mai uscito, no? Ogni tanto qualche pit stop, qualche stazione di servizio, però siamo rimasti lì. E, diplomato nel 2000 presso questa scuola, lì ho frequentato anche un tirocinio per l'insegnamento della recitazione e ho partecipato alla vita didattica di questa struttura di formazione per diversi anni come docente di recitazione e nel 2002 assieme a Maria Concetta Liotta, che sì, è la mia compagna di vita anche, salutiamo assieme anche ad altri, li ricordo, Maria, Francesca Frascà e Gianni Licata, abbiamo fondato l'associazione culturale Enter. Saluto anche il nostro presidente, sempre lui dall'epoca, Emanuele Branchi, e poi nel corso degli anni alcuni hanno preso le loro strade. Certo. E la nostra associazione, diciamo, si è occupata praticamente da subito di produzione di spettacoli teatrali, autoproduzione molto spesso, sì. Ogni tanto con grande fatica siamo riusciti a trovare degli sponsor, quando privati, quando certo, istituzionali, nel momento in cui i progetti erano particolarmente interessanti, soprattutto dal punto di vista del rilievo internazionale. Qui, diciamo, mi riferisco soprattutto alla caratteristica geografica di provenienza dei testi. Quando abbiamo lavorato, che so, su autori spagnoli, siamo riusciti a realizzare progetti in collaborazione con l'Accademia di Spagna, l'Ambasciata Spagnola. All'epoca c'era una ditta che si chiamava Indesa Italia, che ogni tanto sovvenzionava delle attività che riguardavano contaminazioni culturali fra l'Italia e la Spagna. E negli anni siamo andati a concentrare il nostro lavoro sulla produzione di spettacoli di interesse storico e civile, che so, ad esempio lo spettacolo che abbiamo realizzato nel 2014 sul brigante Giuseppe Nicola Summa, Ninco Nanco, famoso nel sud, era, diciamo, il numero due, il braccio destro di Carmine Crocco. Uh-huh. Crocco era il capo dei briganti nella rivolta del sud Italia. E lo spettacolo si chiamava Ninco Nanco 150, andò in scena all'epoca presso il Teatro Arvalia e venne rappresentato per gli studenti del Liceo Montale e una parte anche del Liceo Morgagni di Roma, e andò molto bene. E, un esempio di come a volte una compagnia teatrale che si occupa di teatro storico e civile può svolgere anche una interessante funzione di supporto nei licei per i dipartimenti, sì, che si occupano di storia è vero. Di immaginario e di cultura popolare, perché poi con il teatro si riescono a rendere più evidenti determinate emozioni che attraversano i libri di storia, attraversano anche poi lo schermo dei supporti audiovisivi che vengono prodotti oggi per aiutare i ragazzi a conoscere qual è l'origine del nostro paese o di determinati fatti che poi vivono anche attualmente, ma con il teatro si riescono a superare determinate barriere che è possibile infrangere solo quando c'è la carne viva davanti che ti racconta qualcosa o che la reinterpreta in quel momento.
Senti Luca, ma avete subito avuto un interesse per la storia, cioè fin da subito, oppure magari all'inizio, ecco, avete fatto anche altro? Allora, personalmente io ci sono nato. Tu ci sei nato per però. La storia, sì, una mezza carriera universitaria interrotta per colpa del teatro, ma non gliene faccio una colpa, va bene così, anche perché per come sono fatto io, forse se avessi fatto la carriera del docente nelle scuole superiori mi sarei scontrato non tanto con i giornalisti o con i critici, ma con altre cose, per cui meglio lasciar perdere, la faccio in un altro modo. No, all'inizio, diciamo, il nostro esordio è stato con una commedia di una coppia di autori che poi ha fatto una bella strada nel teatro italiano internazionale, Ricci e Forte, Stefano Ricci e Gianni Forte, si chiamava Fuochi Fatui, rappresentata all'epoca anche in un importante festival di teatro di base in Sicilia. Il teatro di base è da non confondere mai, fermo restando il massimo rispetto che porto verso il teatro amatoriale, perché sì, è una fucina comunque di idee e anche di divertimento. Il teatro di base molto spesso dai dottoroni del teatro viene scambiato per il teatro amatoriale nella accezione negativa del termine, quando invece il teatro di base è quel tipo di teatro che fanno associazioni come la nostra, fatte da professionisti, che però non godono per tutta una serie di motivi di sovvenzioni che invece molto spesso nel nostro paese purtroppo sono sempre appannaggio di determinate situazioni, certo, che non cambiano, e ci fermiamo lì, se no andiamo in polemica e non mi va. Io voglio bene a tutti. Oggi Luca vuole bene a tutti. È raro, però voglio bene a tutti. In questi minuti voglio bene a tutti. Il Festival Salvo Randone era all'epoca, direzione artistica di Totò Nicosia, ospitò anche un nostro lavoro di adattamento dal Don Chisciotte della Mancia, scritto da mio fratello Massimiliano e da Laura Canestrari. Con questo testo, il Don Chisciotte, abbiamo vinto il Festival Salvo Randone nel 2006 come migliore compagnia. Diciamo che c'è stato sempre un feeling un po' particolare con il mondo spagnolo. Se non sbaglio, nel 2008, all'epoca era un testo di Ernesto Cavaliero, un autore madrileno, Zona Protetta, che raccontava una storia di mafia immobiliare ambientata in Spagna, straordinariamente somigliante con quanto succede in Italia. Lì partecipammo al Festival di Moncalvo, il Festival Sipari d'Occasione, vincendo con lo spettacolo Zona Protetta. E insomma, un paio di coppette in bacheca ce le siamo messe, ci possiamo stare. Senti Luca, come mai Enter? Perché ecco. Correte serve un nome da portare al commercialista per lo statuto. Che facciamo? Come ci chiamiamo? Dice, che spettacolo state facendo? Si chiama Enter, ma è di tuo fratello. Ma come lo chiamiamo? Chiamiamo Compagnia Enter. Ma quel tasto del come si invio, Enter. Dice, e poi se chiude la riapriamo e ci chiamiamo Restore. Bah, cancello. Però insomma è stata una cosa un po' in velocità, quindi. Sì, trovare un logo è stato molto complicato. Abbiamo pensato spesso a un tasto, ma insomma poi alla fine c'è Compagnia Enter con il carattere chiller. Per un po' di tempo l'abbiamo usato, poi va via, insomma. E senti Luca, attualmente che cosa avete nel fuoco? Allora, attualmente noi abbiamo la fortuna di incontrare spesso sul nostro cammino dei collaboratori validi che diciamo ogni tanto si spaventano per il carattere del sottoscritto, ma poi dopo riescono a cogliere il buono che è in me. Una di queste ad esempio è una carissima amica e collaboratrice, attrice, scrittrice, Serena Renzi, che ha scritto per noi un'opera interessantissima che dura circa un'ora, che è la storia di 860. 860 è l'autista del 280, ma è anche il 68. Cioè noi siamo talmente pazzi, ma abbiamo capito molto bene la lezione sul teatro storico e civile, non facciamo politica quando facciamo uno spettacolo di teatro storico, e sul 68 sarebbe stata una trappola molto scivolosa. Certo. Tutti i mali dell'Italia vengono addebitati sempre a questo povero Cristo. Chiamare povero Cristo il 68, ma che colpa ce n'ha lui? Nessuno, perché poi alla fine l'hanno un po' usato tutti per farsi simpatici affari loro. E quindi con chi te la prendi quando prendi l'autobus? Con l'autista, capo, autiere, autista, quando arriva 860 porta il 280 sulle buche, ed è il 68, che però ha a che fare con tutta una serie di disgrazie tra virgolette che gli sono capitate, magari che sono un figlio che non usa bene i congiuntivi, una moglie che ha imparato molto bene la lezione sull'emancipazione fino a farlo diventare lui in qualche modo il mastro lindo di casa che pulisce e fa, i ruoli si ribaltano fino a che gli scappa completamente il controllo. Serena è stata incredibilmente intelligente nello scrivere
questo testo anche dal punto di vista dell'autoironia sotto il segno femminile, no? E stiamo lavorando per portarlo in tournée in Italia nel prossimo autunno. E, un lavoro che ha riscosso un grande successo è stato anche, faccio un passo indietro nel tempo, Tributi, Duccio Camerini, una meravigliosa storia che racconta in un'ora con più voci che si incrociano sul palcoscenico da tempi diversi la vicenda di una famiglia italiana nata per caso e che viene rinvenuta per caso in una casa scoperta per caso da un ragazzo che deve prendere in affitto due camere, una camera, un bagno e cucina per vivere. Lui, certo, non ha famiglia, non sa da dove viene, ma rinviene in quella casa un album di fotografie e ha l'impressione che quei volti abbiano qualcosa a che fare con lui e quei volti gli parlano per tutto il tempo. Lì, con questo testo, nel 2015 abbiamo vinto il Festival di Casa Marciano come migliore compagnia e migliore regia. E abbiamo lavorato anche molto su una rappresentazione dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino della dottoressa Alessandra Camassa, che adesso lavora, se non sbaglio, presso il Tribunale di Marsala, uh-huh, e che fu allieva diretta di Paolo Borsellino e amica di Giovanni Falcone. Li ritrae i momenti in particolare in cui i due grandi amici si ritrovano dopo 20 anni dalla morte. Avevano scelto di non vedersi più per differenze caratteriali molto forti e niente, si rincontrano. E vabbè, poi chi avrà la fortuna di vedere un futuro, certo, che vivrà. Adesso io sto lavorando, ecco, su una trilogia invece. Questo di racconti scritti dal sottoscritto che sono dedicati alla famiglia, allo sport e alla storia. Dice, ammazza, tutte e tre le cose insieme. Sì, perché io ho una grande passione sportiva che mi fa soffrire tanto. Per che cosa? È per la Roma. Come può? Però io sono nato sotto il segno di Falcao, per cui sono del 74, quindi all'epoca mia non mi faceva piangere. E dice, un giorno qualcuno mi dice, ma perché non scrivi qualcosa sul pallone? Ho detto, guarda, io vorrei scrivere tanto su Di Bartolomei, ma l'argomento è un po' triste, per cui, come sono andate le cose, certo, per lui. Cioè, scrivi qualcosa su come eri da bambino, il tuo papà allo stadio, come sarebbe oggi per te con tuo figlio allo stadio, due mondi completamente diversi. E nacque in sinergia con un mio carissimo amico, ex allievo mio, dell'altra parrocchia, si chiama Francesco Sottuggio, che saluto, lui è un aquilotto, sta prendendo in giro per i recenti risultati, va bene, gliela passiamo. Questo progetto è iniziato come Tamburi Tango, sintesi di due parole che sono care al tifoso e a chi da bambino si avvicina al pallone. Il tango era il pallone che usavamo all'epoca da bambini per giocare, prima il Super Santos, certo, il Super Tele, quello che andava a vento, poi il Super Santos, quello arancione che arrivava al vicino direttino in spiaggia, e poi il tango che rompeva le vetrine del negozio, il tamburo dallo stadio. E da lì, vabbè, evolviamoci, perché poi lì, ovviamente, quando parli della Roma degli anni Ottanta è anche un'altra Italia, un altro paese, un altro modo di vivere lo sport, anche un'altra politica, se vuoi. Allora la cosa si evolve con tre racconti divisi per età storica, chiaramente per fascia anagrafica, nei quali io alterno nello stesso tempo teatrale praticamente, mm-hmm, e la funzione di padre e la funzione di figlio. Cioè, per un attimo indosso i panni di me come genitore, okay, un attimo dopo sono mio figlio, perché torna mio padre sulla scena, interpretato da me, che mi tira le orecchie per qualche cosa che non sta andando bene, ma me le tira da un mondo nel quale è andato, ma dal quale comunque continua a tirarmi via le castagne dal fuoco quando c'è bisogno. E questa trilogia, che non ha un nome, è una trilogia, è iniziata con I Miracoli del Magico Fascicolo, andati in scena, okay, a febbraio al Teatro Tordinona, che approfitto per salutare nella persona del direttore artistico Ulisse Benedetti, che lo dirige assieme a Renato Giordano, e che ospiterà poi a giugno la seconda puntata, che è Anduma, un termine che si usa al nord. Andiamo, forza, una cosa che spesso mi diceva mio padre, forza, da piccolo, andiamo, forza, e gliela dicevano Anduma, i suoi amici sotto i bombardamenti, quando Anduma, Mauro, bombardano. Lui era del 28, quindi l'ha fatta la guerra. E poi ce ne sarà uno a 30 anni dal 1989, che si chiamerà 1.9.8.9, un modo che si usava nei primi anni 90, lo usavano le posse dell'epoca, i gruppi, diciamo, del circuito alternativo, per indicare i nomi degli anni. E io sono entrato al liceo nell'88. Sono entrato con una partita rimasta storica alle Olimpiadi di Seul
quando la nazionale olimpica italiana, che però aveva Zenga e compagnia, perse contro lo Zambia 4-0. L'anno dopo noi entrammo a scuola con una cartina geografica e a novembre dell'89 la cambiammo. Dice: fermi, abbiamo scherzato, il mondo cambia, adesso riscriviamo la cartina geografica. E io 30 anni dopo racconto la storia di questo ragazzo che fa, che a 14 anni entra al liceo con un mondo che gli cambia subito attorno. Beh, via, tante cose, ecco, sul fuoco, tante A me mi devi ammazzare per farmi stare zitto. Sto zitto? No, fermo. No. No, nel senso, vedo sempre, sei sempre attivo, sei sempre creativo, tante cose. Mai, sì. Oggi però sei buono, hai detto. Oggi sono, ma io sono buono, però no, allora, non siamo critici. No, io sono cresciuto, io ringrazio veramente il cielo di aver iniziato a muovere i primi passi nel teatro in quell'accademia, perché mio fratello mi trattava come un estraneo. E abbiamo avuto l'occasione di lavorare con tantissimi maestri stranieri in espressione corporea, in biomeccanica ad esempio, che ci hanno fatto avvicinare allo studio dell'arte teatrale, come a volte, lo dico per scherzare, ma certo, in parte è vero, soprattutto nella fase del training, dal punto di vista della serietà, come se fosse un'arte marziale, non che ce ne lavamo, ma con il rispetto, che devi avere, no? Il palcoscenico è qualcosa che precede quando un po' è più impostato. Ecco, quando entri in una sala di una scuola di teatro, soprattutto sei in un teatro, tu quando attraversi la platea è come se ti trovassi in quella zona che precede l'altare in una chiesa. C'è bisogno di rispetto. E quindi molto più impostati. Impostati sì, però attenzione che quando parli con un attore poi la parola impostato dice: che vuol dire? Sono accademico, sono finto? No. Cerchiamo sempre l'originalità. No, non lo direi mai. Per carità. Allora Luca, vorrei ricordare alcuni contatti. Sì. Abbiamo la pagina Facebook Compagnia Enter. Sì. Quindi mettete like, mi raccomando, tutti gli ascoltatori di Live Social. Sì. E poi abbiamo anche il sito web compagniaenter.com, dove lì possiamo vedere, sì, insomma, avere informazioni. La pagina Facebook è la pagina Compagnia Enter, poi molte informazioni le potete trovare anche sulla pagina personale mia, Luca Milesi, su quella di Maria Concetta. Che è il profilo Facebook di Maria Concetta Liotta, che ripeto, oltre ad essere la mia compagna di vita, è anche l'altra socia fondatrice dell'associazione, okay, è rimasta sì, come sì, nell'associazione, che tiene dei corsi per conto proprio di teatro, soprattutto nel campo del mimo. È un'arte che lei ha preso da uno dei più bravi maestri che ci sono stati in Italia, a Roma, purtroppo non c'è più. Si chiamava Vladimiro Lembo, conosciuto molto bene a Roma e anche oltre come il clown Melanzana, oltre ad essere stato uno dei più grandi attivisti animalisti sulla scena italiana. Lei ha trasmesso quest'arte bellissima. Maria Concetta sta tenendo dei corsi in questo periodo, possono essere individuati attraverso la sua pagina Facebook, okay, ma non solo di mimo, anche di teatro e movimento corporeo. Bene, quindi anche fate anche formazione. Sì, assolutamente, corsi, importante, sì, importante. Assolutamente sì. Allora Luca, c'è ancora qualcuno che vuoi salutare? Assolutamente sì, Monica Brizzi, il nostro ufficio stampa storico. Ah, e okay, noi oggi non saremo qui probabilmente nella mia persona a raccontare la nostra storia se Monica non avesse lavorato così bene in questi anni nella confezione delle presentazioni dei nostri lavori sulla stampa. È un ufficio stampa veramente encomiabile, che non lavora soltanto con la tecnica, con l'esperienza, ma anche con il cuore e con l'anima, e sa bene come valorizzare i prodotti delle piccole compagnie o delle giovani associazioni che hanno delle idee interessanti ma che poi sul mercato possono incontrare delle difficoltà nel farsi conoscere. Quindi grazie, grazie Monica, grazie Monica, grazie, Monica. Grazie Luca ancora per essere stato qui con noi. Va bene. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Live social. Live social.